abbonamento Torino 2016. Partiamo subito con una novità. La novità principale è stato il cambio di validità. Prima la tessera valeva 13 mesi, durava un anno, adesso invece dura 365 giorni. Questo vuol dire che ogni persona può decidere quando acquistare l'abbonamento musei e da quel momento scatta la validità di 365 giorni. Quindi ogni momento è quello buono. Quali sono stati i numeri del 2015? Nel 2015 abbiamo venduto 118.500 tessere, dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'avvio della tessera da 365 giorni genera però un numero diverso, che è quello delle tessere circolanti. Oggi abbiamo un numero di tessere circolanti che varia di mese in mese a seconda di quante persone lo rinnovano. Il 2016 offrirà un pacchetto diverso dal 2015? Il 2016 raccoglierà tutte le attività dei musei del circuito, come ogni anno. Sono in corso le mostre su Monet, quella su Matisse, ma ci sono tante altre mostre che sono programmate nei singoli musei, ci sono le attività riservate, ci sono i musei del territorio, sono più di 200 i musei che aderiscono e l'abbonato può entrare liberamente in tutti. Esiste un sito che è www.abbonamentomusei.it dove si può trovare l'elenco. Non ne cito nessuno perché tanto sono tutti dentro. I musei sono soddisfatti? I musei sono soddisfatti, sì. Sono soddisfatti perché l'abbonamento musei mette a loro disposizione un pubblico che partecipa. Alla Veneria Reale organizzano costantemente attività riservate che vengono puntualmente completamente riempite dagli abbonati che le richiedono, partecipano, ed è molto importante per un museo avere un pubblico con cui parlare. Hanno un sistema di comunicazione con questo pubblico che a loro non costa nulla e incrementano il numero delle visite e anche il numero degli introiti. Quindi da un punto di vista economico e da un punto di vista di utilità conviene? Sì, conviene. Conviene a tutti, conviene agli abbonati, conviene ai musei e conviene anche agli enti pubblici territoriali, perché permettono di rendere disponibile le attività culturali a un pubblico molto ampio.